Torniamo alle appassionanti lezioni del pedagogus Livio Andronico nella Domus degli Scipioni, Publio e Lucio. Il maestro, come capita a molti insegnanti, è disperato perché i due fanno fatica a leggere i poemi omerici nella lingua originale, il greco. Torna pertanto sull'argomento, in particolare sulla conquista della città di Troia e sul famoso cavallo. Acquivi equum lignum fecerunt, in quo scripserunt, Danae Minerve dono dant. Gli Achei, i greci, costruirono un cavallo di legno, sul quale, in quo scripserunt, sul quale scrissero. I Danai, cioè i greci, offrono, sottinteso, questo cavallo in dono a Minerva. Quem igitur Troiani in oppido posuerunt. Lasciamo per ora in sospeso la traduzione di questa frase e soffermiamoci sul pronome relativo in quo. È qui evidente la funzione del pronome relativo, cioè quella di collegare due frasi, vale a dire gli Achei costruirono un cavallo di legno, gli Achei scrissero sul cavallo. Il quo è riferito a equum. Se poi analizziamo, facciamo l'analisi del periodo, ci accorgiamo che in questo caso il pronome relativo introduce una subordinata relativa perché fa parte di un periodo in cui c'è la principale. Achivi lignum, equum lignum fecerunt. Ora, tutto questo non funziona con l'ultima frase.